difficile raccontare la giornata di ieri. Dalle 17:30, minuto più minuto meno, Napoli si è stretta intorno all'astrodio del calcio, Diego Armando Maradona. Nei quartieri spagnoli c'è il murales simbolo del campione argentino, c'è un museo praticamente a cielo aperto con tutti i suoi vessilli. Molti i napoletani che si sono recati silenziosamente lì nel corso del pomeriggio di ieri, e poi evidentemente la curva B dello stadio San Paolo, il tempio di Fuorigrotta che presto porterà il nome di Diego Armando Maradona. Ci colleghiamo con Napoli con il suo sindaco Luigi De Magistris. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. Caro sindaco, tra poco parleremo dello stadio, l'intitolazione. Lei è stato molto chiaro ed estremamente rapido ieri a interpretare il sentimento di un'intera città. Però prima passiamo dal napoletano, quindi non il politico, non ancora il futuro magistrato, ma il ragazzo, perché più o meno la generazione è quella, che esattamente come me dal Vomero scendeva a Fuorigrotta, perché così diciamo noi a Napoli, per andare a vedere Diego. Partiamo da lì. Sì, partiamo dal 1984, quando io stavo in campeggio, avevo 17 anni, in Sardegna con i miei compagni di classe. Quella mattina comprammo i giornali sportivi, prima pagina Maradona al Napoli, e già quello apparve un sogno. Poi la presentazione in quello stadio, 80.000 persone per presentare un calciatore, e là capimmo tutti quanti che la rappresentava come nessun altro l'anima di Napoli. E così è stato, perché ha portato Napoli dove sembrava non potesse mai arrivare, superando le grandi squadre. È una cosa un po' curiosa, il riscatto di un popolo attraverso il pallone. Quindi questo è stato Maradona, ha attraversato le generazioni, ha unito tutti. Credo che nessun'altra persona è in grado di unire tutti senza litigare. Sindaco De Magistris ha usato poco fa questo termine, no? Riscatto, e non è detto che per esempio i più giovani possano comprendere a fondo che cosa sta dicendo, quindi le chiedo di approfondire un po' questa tematica. Sì. Cioè un'intera città che si riscatta, ovviamente non solo dal punto di vista calcistico, anzi. Sì, erano gli anni del dopo terremoto, Napoli era piegata, il calcio, che è una passione per gli italiani, vedeva il Napoli sempre sotto, la Juve, il Milan, l'Inter sembravano squadre irraggiungibili. Poi anche l'epoca, no, di Troisi che fa il film, lo ricordate, l'emigrante perché va al nord, no, ma non si può andare, io non sono emigrato. Cioè una Napoli che non riusciva ad emergere, e attraverso quel funambolo, quel genio, quello che da solo riusciva a vincere una partita, è stato il riscatto di un popolo. Ma non solo il pallone ha rappresentato il simbolo, ma lui amava Napoli, quindi voleva attraverso il calcio far conoscere al mondo che cos'è Napoli, cioè una città piena di umanità, piena di cuore, piena di energia, piena di fantasia, piena di potenza, no? Un vulcano nel bene e nel male. E quindi poi siamo arrivati ai giorni di adesso, e attraverso una generazione, infatti ho visto anche giovanissimi che non l'hanno mai conosciuto, i miei figli per esempio, che ovviamente sono giovanissimi, ma Maradona lo tengono nella testa, lo tengono nel cuore. Senta sindaco, sicuramente l'aspetto umano di questa persona, di questo personaggio, anzi vorrei dire di questa persona, è quello che commuove maggiormente: le sue contraddizioni, le fragilità esibite, il suo mondo interiore pieno di conflitti, ma tutto vissuto alla luce del sole, come se l'insegnamento fosse, diciamo, un po' questo, no? Non nascondere le fragilità, e che attraverso queste magari si può insomma entrare anche nella storia. E è proprio così, lui è un genio perfetto, direi, nel campo di calcio. Fuori era un essere umano, tra l'altro credo molto generoso, molto buono, penso che di lui se ne sono approfittati purtroppo anche dei napoletani che l'hanno utilizzato, è entrato in una spirale sbagliata, è caduto tante volte, si è rialzato. Un uomo umile però, io ricordo quando gli abbiamo dato la cittadinanza onoraria 3 anni fa nel 2017, un uomo umile, penso ne hanno approfittato di lui anche sul piano economico, aveva sempre una parola per i più fragili, no? Veniva dalle favelas brasiliane argentine, vicino a Buenos Aires, quindi persona che sapeva che cos'è la povertà, e poi basta vedere i messaggi di ieri, dal Papa, assolutamente tutti, quindi è una persona che non deve essere secondo me giudicata fuori da quello che era il suo ruolo, il calcio, e questa è un'altra cosa bella, che uno non deve essere perfetto per diventare immortale. Lui è immortale nelle emozioni che ha donato, ed è incredibile questo, perché basta rivedere le immagini di ieri
per trovare le stesse emozioni della fine degli anni Ottanta. Sindaco De Magistris, se qualcuno ha voglia di capire qualcosa in più di Maradona, si vada a rivedere le immagini della leggendaria amichevole di Acerra. Acerra nella cintura urbana di Napoli, e lui andò a giocare nel fango in mezzo alle macchine, il più grande giocatore di ogni epoca, perché l'aveva promesso a un bambino. La società gli aveva detto di no, lui disse ah sì, e io vado, e ovviamente andò tutta la squadra con lui, perché aveva parlato Diego. Andatevi a rivedere quelle immagini e poi magari provate a giudicare ancora. Sindaco, prima di salutarci, fra quanto tempo andremo a vedere una partita nello stadio Diego Armando Maradona? Dio Armando Maradona dobbiamo farlo subito, quindi noi ci siamo già mossi stamattina, faremo i primi passi formali. Ovviamente ci sono dei tempi, ma saranno tempi brevi, perché quando c'è una volontà così forte io credo che non ci può stare carta bollata ed ostacolo formale, quindi molto rapido. Chi lo sa che non lo riuscissimo a far coincidere poi con l'inizio della ripresa delle partite con il pubblico, sarebbe presenza. Bellissimo. Bello, sì. Bello davvero. Grazie al sindaco Luigi De Magistris per questo ricordo. Buona mattinata, a presto. Buona giornata a voi, arrivederci. Buongiorno sindaco.